Ciao ragazzi e benvenuti su Area 41, il canale dei tutorial e delle guide per tutti. In questo video andremo a fare la configurazione del range XTD, lo andremo a fare nella modalità repeater. Comunque sul canale trovate anche un video dove andiamo a fare il reset nel caso abbiate problemi con il collegamento di questo dispositivo. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella degli avvisi per essere aggiornati anche sui prossimi video, di seguirci sui nostri canali social Instagram e Facebook, li trovate sempre in descrizione, e anche sui canali Telegram e WhatsApp dove trovate offerte su molti prodotti. Come state vedendo nel video, la prima cosa che dovremo fare è quella di andare a settare la modalità repeater sul nostro dispositivo. Andiamo ad accenderlo e poi ad attaccarlo alla corrente e aspettiamo 30 secondi, un minuto, che il dispositivo si avvii. Una volta che comincerà a lampeggiare, il nostro dispositivo sarà pronto per essere collegato. Qui vi sto facendo vedere i vari settaggi per poter poi andare a configurare il nostro repeater. Ve lo faccio vedere con la versione del Mac, però è uguale anche per Windows. Quindi andiamo su rete di Wi-Fi, lo troveremo come range XTD con una rete non protetta. Apriamo poi il browser, che potrebbe essere in questo caso Safari ma anche Firefox o Chrome eccetera. Mettiamo l'indirizzo che era scritto prima sul dispositivo, in questo caso 192.168.7.234. Mettiamo la password che troviamo sempre scritta all'interno delle istruzioni. Impostiamo la lingua in inglese perché purtroppo questo dispositivo è un po' limitato da questo punto di vista, e saremo all'interno della configurazione. Come vedete qui ci sono tutte le varie cose che si possono fare, nonché tutte i dati che ci dà la schermata di configurazione. Andiamo quindi a creare la nostra rete. Scegliamo un nome che potrebbe essere anche uguale a quella che dobbiamo ripetere. Quindi la nostra rete in questo caso la chiameremo in un modo diverso perché vogliamo avere due reti differenti. Infatti i dispositivi si collegheranno a questo repeater e non al modem principale. Comunque, se mettete lo stesso nome, un consiglio che vi posso dare è quello di cambiare i canali. Una volta che avremo applicato le varie configurazioni, quindi anche la password che dovremo inserire, che è quella per accedere al nostro modem, vedrete che il browser non caricherà più la pagina. Questo perché sarà cambiato l'indirizzo IP e quindi dovremo riconnetterci alla rete Wi-Fi che avremo appena creata. In questo caso è Parco degli Amici. Mettiamo la password, che è la stessa del modem, e verifichiamo che si connetta sia al repeater e sia che poi navighi su internet. In descrizione vi lascio sia il repeater sia il link per poterlo resettare. Comunque, se avete dubbi o domande, ponetele pure nei commenti, cercheremo di rispondere a tutti. Se il video vi è stato utile, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi per essere aggiornati anche sui prossimi video, seguiteci sui nostri canali social Instagram e Facebook, li trovate sempre in descrizione. Grazie della visione e al prossimo video.